Un ben ritrovati a Treviglio, provincia di Bergamo. Vi proponiamo la sesta edizione della maratonina, gara di corsa su strada sulla distanza di 21 km e 97 metri. All'appello hanno risposto in 700 podisti provenienti da molte province dell'Alta Italia. Ci sono anche alcuni campioni, alcuni professionisti al confronto, qui per un test, chi per una maratona, chi per semplicemente testare le condizioni di forma. Intanto vediamo Abdeladi Elhacimi, il vincitore delle ultime due edizioni, nonché primatista di percorso di questa gara. Il favorito di oggi è Giuliano Battocletti, cover sportiva Mapei, rientornato quindi a questa società piemontese dopo aver militato un anno nella propria Milano, e con il 3 abbiamo anche Migidio Burifa, più volte azzurro di maratona. Questi i nomi più significativi della giornata. Tra i 700 partecipanti, via che avviene dalla strada del quartiere nord di Treviglio, che prende il nome di via Trento, quindi un primo giro di 2 km e 600 metri per poi passare nella zona degli arrivi. Abdeladi Elhacimi tallona prima Battocletti e gli passa addirittura davanti, quindi prova a forzare ulteriormente il ritmo. Si parte subito a meno di 3 minuti a chilometro, per cui un ritmo forsennato, velocissimo, che porta già una proiezione importante finale, se gli atleti terranno questa andatura fino alla fine dei 21 km. Ed eccoci alla prova donne con Daniela Vassalli, contrassegnata dal numero 19, che milita nella Re Castello Radici Group, la seconda piazzata dell'anno scorso e la terza di 2 anni fa. Parte al suo ritmo con una proiezione finale attorno all'ora e 20, quindi confusa fra molti amatori uomini. E intanto col 5 Giuliano Battocletti prende il largo da Abdeladi Elhacimi. Siamo all'uscita di Treviglio, comincia il giro lungo per le campagne che toccheranno gli abitati di Badalasco, di Canonica d'Adda e anche Pontirolo, nonché Faragera d'Adda, per poi rientrare in Treviglio. Elhacimi quindi comincia ad accusare un primo colpo, deve cercare di amministrarsi la seconda piazza, probabilmente pagherà dazio per questa partenza molto forte, al di sotto dei 2,55, si è passati ai 3 km in 8 minuti e 30, che con due calcoli semplici si può abilmente capire che l'andatura era addirittura 2 minuti e 50 secondi netti a chilometro. Un primo ristoro al quinto chilometro verso Badalasco, qui vediamo in tenuta azzurra per l'aeronautica militare Federico Simionato, un ragazzo di Torino che esordisce su queste strade, torna in mezza maratona dopo l'ultima esperienza corsa a Recanati lo scorso 4 settembre, sede di campionato italiano, è stato decimo in 1:07, ma qualche anno fa correva più forte, Stramilano e Udine in 1:04, quindi rientra in mezza maratona in funzione della maratona di Roma, campionato italiano, il 18 marzo. Simionato che si è segnalato anche alla corsa di Miguel che si è disputata a Roma lo scorso 21 di gennaio, una 10 km molto veloce su strada nella città, che ha corso in 30:16 alle spalle di Cagliandro, quell'atleta che poi ha corso forte il 3000 a Stoccarda, 7:48, che ha fatto parlare a livello internazionale. Intanto Migidio Burifa lo segue e dietro di lui anche Ahmed Nazef, marocchino, che è già stato diverse volte qui a Treviglio, è stato in particolare quinto l'anno scorso e poi anche in Bergamasca viene spesso a gareggiare. E Burifa, dicevamo, questo ragazzo della Valle Seriana, ragazzo di 38 anni, che è stato diverse volte azzurro di maratona, è stato protagonista anche a Trieste non molto tempo fa, esattamente nel 2005, poi esperienza in azzurro in maratona, secondo alla maratona di Roma e decimo agli europei di Monaco tra le 19 maratone che in carriera ha disputato. Migidio Burifa, che è stato azzurro anche di mezza maratona a Kosice nel 97, a Veracruz in Messico nel 2000 e anche a Debrecen nel 2006 in Ungheria nel mondiale di corsa su strada di 20 km solo, e ovviamente ci aggiungiamo anche Bristol del 2001. Veniamo adesso al passaggio degli amatori per riproporvi uno stralcio della gara femminile con Daniela Vassalli, Re Castello Radici, e questa invece è Lucrezia Filippini, la bresciana che segue. E qui abbiamo il passaggio al decimo chilometro di Battocletti, che passa in 29 minuti e 30 secondi
e staccato c'è Elacimi che passa di poco oltre i 30 minuti, mentre continua il monologo di Giuliano Bottocletti, che non si gira mai, è assolutamente concentrato, non pare particolarmente affaticato. Il passaggio all'undicesimo chilometro, siamo all'uscita di Fara d'Adda e ci dirigiamo verso Canonica d'Adda, su questo reticolo di strade di campagna piatte e asfaltate in questa mattinata fresca, uggiosa, con poco vento e quindi con condizioni, dicevo, ideali per effettuare una gara di lunga lena. Daniela Vassalli, che invece è sempre in solitudine, atleta che ha portato il personale sulla mezza, 1:19:39 a Verona lo scorso mese di ottobre, è stata prima, e poi sempre gare attorno alle ore 20. Facciamo un balzo avanti al 19°, quindi all'ingresso della città per Bottocletti, quindi più nulla da fare per gli altri inseguitori. Si è assestato un ritmo vicino ai 3 minuti a chilometro, per cui la proiezione è da meno da 63 minuti ed è una sola lotta contro il cronometro per Bottocletti, che pare nell'azione molto composto. Eccola qua quindi il finale sul traguardo di Bottocletti, che chiude 1:02:51, è primato di percorso, primato anche su suolo bergamasco, confermato, ed è un chiaro segnale di ritorno a livelli importanti per Bottocletti, che ritorna sotto i 63 minuti dopo quasi 2 anni non lo faceva, da Stramilano 2005, seguito da Federico Simionato, aeronautica militare, il torinese che finisce sotto l'ora e 5, un tempo significativo anche per lui, che ha un primato da 64,8 a Udine, datato Udine 2002, 1:04:52, e poi la terza piazza onorevole sempre di Abdeladi Elacimi, marocchino, che chiude poco oltre l'ora e 5, 1:05:34 per Elacimi. Allora, Italia-Italia-Marocco in questa occasione della maratonina di Treviglio, mentre aspettiamo anche il quarto, Ahmed Nazef, ginnastica monzese forti e liberi, 1:07:03, il tempo del marocchino, che chiude di un soffio davanti a Rida Chiaoui, tunisino che vive a Genova, e ancora Migidio Burifa, sesto, 1:07:45, Emanuele Zenucchi, settimo, alle Castello Radici, 1:07:52, e poi Pietro Colnaghi del Corno Marco Italia, eccolo qua, va oltre ora l'ora e 8, e qualche istante anche per Daniela Vassalli, che chiude da vincitrice in 1:20:36, e adesso le interviste. Il prossimo 18 marzo via Roma, allora? Sì, penso di andare a Roma a fare un altro test, non per finire la maratona, e voglio testarmi bene, perché adesso l'obiettivo primario sono l'11 marzo, il campionato italiano di cross, e soprattutto la Stramilano del 1 aprile, dove voglio correre veramente forte. Com'è il percorso di Treviglio? Ma a me è piaciuto molto, anche se nel ritorno, negli ultimi 7-8 km, c'era parecchio vento contrario oggi, però come percorso è molto bello, molto vario, e anche quando, se uno dovesse trovarsi in crisi, comunque alla fine ci arriva, perché essendo un giro unico devi per forza arrivare. Però Federico Simionato a sorpresa davanti al marocchino Abdeladi Elacimi, e soprattutto con un tempo molto vicino al primato personale. Sì, è stata una bella gara, ho fatto un test in vista della maratona di Roma che farò fra 3 settimane, che mi ha dato ottimi riscontri. Dopo il tempo di oggi qua a Treviglio, che tempo si potrebbe fare a Roma? Ma io spero di scendere sotto le 2:15. Siamo arrivati a un punto di quasi 700 partecipanti, con un tasso tecnico notevole, perché dico notevole, lo dico perché sono proprio contento. E sono convinto che potremo migliorare ancora. Devo dire grazie, e lo dico proprio effettivamente, all'amministrazione comunale, che ci ha dato modo appunto di poter bloccare tutto e di organizzarsi al meglio.